Momento molto emozionante questa mattina per la scopertura di una targa ricordo in memoria di Vincenzo Pistorio, biancavillese, storico preside del liceo classico Giovanni Verga di Adrano, quando ancora era nei locali dell'ex monastero Santa Lucia, oggi sede dell'istituto comprensivo intitolato al canonico Vincenzo Bascetta. Presenti fra gli altri il figlio Alberto e la sua famiglia. Gran parte della sua vita il preside Pistorio l'ha vissuta proprio in questo istituto, prima come studente, poi come insegnante e successivamente come preside, carica che ha tenuto per ben 21 anni dal 1963 al 1984. Sono molto felice perché è da anni che aspettavo questo momento, perché devo dire che mio padre ha la luce delle parole che sento dire in giro da persone che lo hanno conosciuto, che lo hanno avuto sia come insegnante che come preside, e pertanto penso che questo sia un riconoscimento piccolo ma dovuto, che è tutto meritato. Io ringrazio l'amministrazione di Adrano che si è fatta portavoce, perché si è dovuto seguire un iter anche burocratico, perché è servito il parere della sovrintendenza, perché siamo in un locale storico. Molti mi chiedono perché non si è messa questa targa nel nuovo liceo classico. Il motivo è che questo è il liceo classico che lui ha frequentato come alunno, come insegnante e come preside, quindi lui ha fatto tutta la carriera scolastica qui in questa scuola, e quindi sono molto contento e un po' emozionato per questa giornata. A fare gli onori di casa questa mattina la dirigente scolastica Mirella Mancuso e ad essere presenti anche Loredana Lorena, dirigente scolastica del liceo classico, Massimo Cultraro, dirigente archeologo presso il CNR, docente di preistoria ed archeologia Egea all'Università di Palermo, e Salvo Italia, assessore alla pubblica istruzione del comune di Adrano, tutti ex studenti del liceo classico ai tempi proprio del professore preside Vincenzo Pistorio. Ma quando una certa generazione parla del liceo classico Giovanni Verga in via Roma, nell'ex monastero di Santa Lucia, è chiaro che lo identifica con il preside Vincenzo Pistorio. Io personalmente sono stato alunno di questa scuola e il preside per 5 anni è stato Pistorio. Io ricordo 2 particolari. Prima di tutto il suo grande carisma allora di quello che si chiamava preside, non dirigente scolastico. E il secondo aspetto, la sua ampia cultura umanistica, soprattutto per quanto riguarda Dante, la figura di Dante e la Divina Commedia. Lui amava, addirittura quando mancava un insegnante, venire lui in classe e ci dilettava. Io devo dire, uso un termine, ci attraeva tantissimo, proprio spiegandoci e le varie figure della Divina Commedia, leggeva, declamava e spiegava in maniera veramente molto accurata tanti passi della Divina Commedia, e io ricordo ancora quelle bellissime lezioni. L'idea è nata l'anno scorso, quando io non ero ancora dirigente in questa scuola, ma ho accolto con grandissimo piacere questa iniziativa, perché ricordare una persona che ha speso tanto in questo edificio, che è un edificio storico, un edificio al centro di questo bel paese, mi sembra veramente importante. Credo che sia giusto dare dei segni anche alle nuove generazioni. C'è una targa che ricordi qualcuno che ha speso tanto tempo, che ha diretto questa scuola con grande passione, sia un segno che dobbiamo dare proprio a questi ragazzi, a queste ragazze che oggi frequentano questa scuola, che è diventata nel frattempo una scuola per ragazzini più giovani, ma che comunque si affacciano al loro futuro.